Bentrovati su Crystal News, ragazzi. Vi ricordo come sempre che questo episodio è disponibile anche in un podcast dedicato. Il link è qui sotto in descrizione. Basta che cercate Crystal News su Spotify, Apple Podcast, eccetera, eccetera. Oggi, gente, credo che sarà una puntata abbastanza breve perché in effetti non ci sono molte cose, ma c'è qualche interessante insight, diciamo così, all'interno di quello che è Horizon Forbidden West, non tanto dentro il gioco, ma intorno al gioco, dati di vendite e anche discussione sulla protagonista, ok? Quindi, cominciamo. Horizon Forbidden West, ragazzi, gioco estremamente atteso, che è uscito da pochissimo e che ovviamente ha attirato su di sé moltissima attenzione. Molti si immaginano che sarà un gioco di grande successo appena usciranno i dati di vendita ufficiali, però qualcosa già effettivamente c'è, anche se in maniera molto molto parziale. Qui lo possiamo vedere. Horizon Forbidden West, come vanno le vendite alla grande stando ai primi dati UK? Stando al capo di Games Industry Biz, i primi dati sulle vendite di lancio di Horizon Forbidden West sorridono a Sony. Il colossal sci-fi di guerriglia infatti ha in testa la classifica UK dei videogiochi retail più acquistati nei negozi britannici nel corso dell'ultima settimana. Retail vuol dire copie fisiche però, ragazzi, Il che vuol dire che è solo una parte, infatti ci arriviamo. Nel condividere in anteprima i dati sulle vendite retail inglesi, Dring conferma che l'attesa nutrita agli appassionati per il lancio Horizon Forbidden West si concretizzano in uno dei più grandi successi commerciali dell'anno, almeno per quanto concerne il mercato dei videogiochi fisici. Pur senza svelare il numero totale di copie vendute al lancio, il boss di GBiz sottolinea che Forbidden West rappresenta il secondo più grande lancio al dettaglio per un videogioco su PS5, dopo Spider-Man Miles Morales, e il secondo più grande lancio dell'anno nel Regno Unito dopo Leggende Pokémon Arceus. Altra curiosità, nel computo totale delle copie retail di Horizon Forbidden West, il 70% è rappresentato dalle copie PS5 e il 30% da quelle PS4. Dring sottolinea inoltre come le vendite retail siano diminuite di circa un terzo rispetto a quelle registrate al lancio di Horizon Zero Dawn, ma il responsabile di GamesIndustry.biz non si dice affatto sorpreso da questo dato, in funzione sia dell'attuale disponibilità di PS5 che soprattutto dell'enorme crescita del mercato digitale verificatasi in questi ultimi 5 anni. Ovviamente mancano però ancora i dati di vendita globale, questi ci vorrà un pochettino per saperli, ok? Ma è interessante parlare di questa cosa qui perché ci dà modo sia di vedere che il lancio tutto sommato è andato bene se lo vediamo nel giusto contesto, ok? Abbiamo visto come le vendite retail sono diminuite di un terzo rispetto a quelle registrate al lancio e uno potrebbe pensare, oddio, ma questo non è un buon segnale. In realtà no, ragazzi, è molto diverso perché sono passati 5 anni dall'uscita di Horizon Zero Dawn e in questi 5 anni sono cambiate tante cose e sempre più persone stanno comprando in digitale, ma davvero tante. Abbiamo visto e nelle news abbiamo parlato spesso dei dati tra copie fisiche e digitali, e ormai le copie fisiche in tutti i mercati, con l'eccezione di qualcosa su console e soprattutto su Nintendo Switch, ormai si è digitalizzato praticamente tutto, d'accordo? E sono di gran lunga le cose più vendute. Quindi ora possiamo mettere mano soltanto a quelli che sono i dati di vendita di copie fisiche, il che vuol dire che è una fetta, se vogliamo, molto piccola delle vendite reali di Horizon Forbidden West, e per i numeri più completi, che si riferiscono anche al mercato digitale, cioè a quello più grande in assoluto, ma ormai di gran lunga, non li sappiamo ancora. D'accordo? Però dalla vendita del retail possiamo dedurre che effettivamente, essendo uno dei lanci più riusciti lato copie fisiche, possiamo facilmente dedurre che la copia digitale avrà avuto altrettanto successo, se non di più, d'accordo? Quindi, facendo questi conti, possiamo vedere che già ora, a pochissimi giorni dall'uscita del gioco, insomma, si parla già di un successo, anche se scommetto che molti di voi, me compreso, insomma, un pochettino ce l'aspettavamo questa cosa. Per quanto riguarda, sempre parlando di Horizon Forbidden West, l'uscita del gioco vera e propria, cioè che è effettivamente stato uno dei giochi che è stato rimandato, anche qui se ne potrebbe un pochettino discutere. Molti si sono chiesti come mai anche questo gioco è stato rimandato, ok? Molti pensano, ok, il 2021 è stato un anno di rinvii, giusto? Ne ho parlato tantissime volte di questa cosa qui.
Ma Guerrilla stessa ora ci comunica qualcosa di interessante, cioè che in realtà il gioco sarebbe potuto uscire nel 2021, ma c'è un motivo se hanno di fatto deciso a tavolino di non farlo. Vediamo un po'. Horizon Forbidden West sarebbe potuto uscire nel 2021, ma Guerrilla ha preferito evitare crunch. Horizon Forbidden West è disponibile da oggi, vabbè, l'articolo è effettivamente di venerdì, e finalmente tutti i fan del meraviglioso universo che ha creato a Guerrilla Games possono godersi una nuova lunga avventura in compagnia di Aloy. Come molti sanno però, il gioco avrebbe dovuto essere pubblicato l'ultimo trimestre del 2021, e oggi il game director Mathis De Jong ha deciso di rivelare il motivo dietro il posticipo. Ecco qua il virgolettato. Avremmo potuto pubblicare Forbidden West l'anno scorso, ma per farlo avremmo dovuto chiedere agli sviluppatori di fare gli straordinari. Sappiamo molto bene quali sono gli svantaggi del crunch, quindi abbiamo optato per un rinvio. Per fare un esempio, a Natale abbiamo detto a tutti i dipendenti che avremmo chiuso per 2 settimane e gli abbiamo chiesto di rimanere a casa in vacanza. In pratica abbiamo costretto tutti a riposarsi e gli abbiamo dato la possibilità di spendere un po' di tempo in tranquillità con la propria famiglia. Per noi anche questo è importante. Il game director ha spiegato che per riuscire a creare un videogioco così curato è necessario che tutti i dipendenti amino il proprio lavoro, e la cultura interna di Guerrilla prevede che gli sviluppatori si riposino anche a costo di rinviare l'uscita di un gioco capace di muovere miliardi di dollari. Allora ragazzi, questa è una cosa interessante, perché si è parlato spesso del crunch e di come sia una cosa molto molto diffusa nel mercato videoludico. Io sono uno di quelli che ritiene il crunch praticamente ineliminabile, ma non nel mercato videoludico. È una cosa che a volte accade in qualsiasi mercato possibile e immaginabile, e molto spesso è negativa, ma ci sono delle volte in cui è necessario fare degli sforzi molto importanti, ok? Ma in questo caso il punto non è questo, cioè Guerrilla Games è uno studio di sviluppo che ha già dimostrato di saper fare prodotti di successo. Il successo di Horizon Zero Dawn è molto importante secondo me in un discorso come questo. E perché lo è? Perché è un gioco che ha già dimostrato di saper vendere miliardi, perciò quando si tratta di un seguito, evidentemente questo è uno dei casi in cui si sono potuti permettere di non fare crunch, e rimandare il gioco di qualche mese non sarebbe stato un eccessivo problema, perché si poteva dire a Sony semplicemente: guardate, il gioco deve uscire bene, il gioco uscirà bene, dovete solo aspettare un pochettino, ma comunque tranquilli, cioè il gioco avrà successo. Questo crea una base di partenza stabile, che consente agli studi di sviluppo di prendersi quel tempo in più per far riposare le persone, e questa è una cosa assolutamente importante, ma deriva dal fatto di in un mondo così tanto competitivo come quello dello sviluppo dei videogiochi, c'è chi si può permettere di prendersi queste pause perché sa che il lavoro che c'è dietro è valido, e sa che il gioco venderà, e sa che non ci saranno effettivamente così tanti problemi se c'è qualcuno che si prende la briga di organizzare questa cosa e di organizzarla bene. Quindi uno potrebbe dire: va bene, grazie al cavolo, è perché sono Guerrilla Games che si sono potuti permettere questa cosa. Altri invece ci hanno gli investitori alle calcagna, i capi dello studio o i publisher che gli stanno col fiato sul collo. Sono tante pressioni in più. Guerrilla magari non ce le ha più queste cose, non c'è così tanta pressione, e avete perfettamente ragione. Ma queste cose Guerrilla se le ha guadagnate. Come? Facendo dei bei giochi. Cioè, in un mondo che è estremamente competitivo, Guerrilla ha dimostrato di saper fare bene i giochi, di saper fare dei prodotti che venderanno un sacco di soldi e che saranno amati dai giocatori, e quindi, in questo contesto, anche in un mondo estremamente competitivo dove il crunch è tristemente la norma, Guerrilla si è potuto permettere di prendersi del tempo extra. Questa è una cosa importante che pone le basi perché possa accadere di più in futuro, e non soltanto in Guerrilla ma anche in altri studi. Io lo spero, e spero anche che in un mondo così tanto competitivo ci sia spazio anche per un pochettino di umanità. Di fatto dovremo aspettare un po' perché questa cosa accada veramente, credo, e mi dispiace davvero per gli sviluppatori che lavorano in vari studi, che invece il crunch insomma lo conoscono molto bene, ma spero davvero che questi esempi siano insomma replicati in futuro, ecco. E sempre parlando di cose replicate in futuro, e rimanendo all'interno di Horizon Forbidden West, che è un po' il tema delle news di oggi, se vogliamo,
Beh, si è parlato anche di Aloy stessa, ok? Lasciando perdere quella assurda polemica della barba o di cose del genere, però, in quell'occasione abbiamo visto come questa caratteristica qui, che secondo me è perfettamente, diciamo, all'interno dell'alveo delle cose che hanno reso Aloy quella che è, cioè una protagonista non super, diciamo, sessualizzata o non super perfetta, una ragazza normale, da molti punti di vista, se la vogliamo definire così, ma un personaggio di successo, beh, è successo una cosa, ragazzi, cioè, guardate un po', Aloy è finita sulla copertina di Vanity Fair, già, una nuova conquista per Aloy, ma non in Horizon Forbidden West. Il successo planetario di Horizon Forbidden West trova riscontro anche in media non strettamente legati al videogioco. Sulla copertina di un periodico importante come Vanity Fair, ora torreggia Aloy nell'edizione del 18 febbraio, stesso giorno di uscita del Colossal Sonic creato da Guerrilla. Tra l'altro ai festeggiamenti si è unita anche Ashley Birch, l'attrice che ha prestato voce, fattezze e movenze ad Aloy. Già. La rivista ha deciso di premiare non tanto il gioco in sé, anche se di certo non le manda a dire, ma la caratterizzazione del personaggio all'interno di Horizon e fuori di esso. Dice che Aloy è avulsa da qualsiasi stereotipo rappresentativo, è riuscita a riscattare un'industria finalmente libera dalle etichette, non è né madre né sposa, è comprimaria né aiutante, ma una donna forte e coraggiosa. L'articolo si sofferma anche sull'aspetto della protagonista, evidenziando come non si tratti di un personaggio ipersessualizzato, come si è visto più volte nel medium, bensì ha imperfezioni visibili sul suo volto, come le lentiggini e l'aspetto austero. Ok? Un'eroina che non si rifà a canoni già rodati nel medium, che piace ai giocatori indipendentemente dalle fattezze che siano maschi o femmine, come dice Angie Smezza, la direttrice di studio e produttrice esecutiva di Guerrilla, citata nell'articolo, riguarda la percentuale sostanziale videogiocatrici nel mondo. Allora ragazzi, sapete bene come io spesso mi sia scagliato contro gli aspetti ideologici di certi tipi di discorsi. E in un settimanale come Vanity Fair questa cosa un pochettino la possiamo vedere, d'accordo? Perché, voglio dire, gli stereotipi rappresentativi dell'ipersessualizzazione non sono necessariamente legati allo stereotipo dell'essere madre o sposa. Lara Croft è notoriamente una che veniva inseguita da pretendenti di ogni tipo e le ha mandate a cagare tutti dal primo all'ultimo, ma proprio tutti dal primo all'ultimo, ok? È un personaggio noto per fare questo, d'accordo? Ma è una delle eroine più stereotipate dal punto di vista sessualizzato di sempre. Non necessariamente queste due cose sono legate, no? E se ci devi mettere così, mi sa tanto che parti da un punto di vista ideologico. Ma nonostante l'articolo, cioè non grazie a, probabilmente nonostante l'articolo, io credo che ci sia molta verità in questo, cioè quello che abbiamo detto. È vero che Guerrilla con Aloy ha scelto una protagonista che non fosse stereotipata in questo senso. Cioè, guardandola, è davvero una ragazza normale. Ma fin da Horizon Zero Dawn è stato così. E si è parlato molto all'epoca di questa scelta e di come questa scelta si porti dietro, insomma, tutta una serie di ragionamenti. A me questi ragionamenti hanno interessato sempre fino a un certo punto, cioè li posso notare, li posso apprezzare da certi punti di vista, ma mi interessa che il personaggio sia bello. E i giocatori questa cosa l'hanno apprezzata particolarmente vedendo la quantità di fan art e di cosplay che ci sono stati, per esempio, di Aloy. Questa è una cosa che mostra come i videogiocatori e le videogiocatrici abbiano apprezzato questo personaggio dal basso, senza che per forza ci debba calare sopra un discorso ideologico. Cioè, Aloy è piaciuta, ok? Non a tutti, eh? C'è per esempio anche chi mi ha detto che non la apprezza per niente, anzi che non gli piace affatto. Ma questi sono gusti. Hanno creato comunque un personaggio che ha una sua verve, una sua attrattiva. E il punto è proprio questo, secondo me. Alla fine di tutto questo discorso è quanto un personaggio lo fai bene. Aloy ha il suo carattere specifico e all'interno della storia si sviluppa in una maniera piuttosto peculiare e sta trovando la sua dimensione. Aloy come personaggio è questa la cosa più importante, al di là dello stereotipo, al di là di tutto il discorso che si può fare intorno a cosa questo personaggio significa, è lo sviluppo del personaggio in sé. È il suo carattere e la sua unicità a rendere questo personaggio un personaggio attraente oppure no. E credo che sia la cosa più importante di tutte, no? E in questo caso, con Aloy, Guerrilla ha fatto un buon lavoro. Tante altre volte sono capitati dei personaggi che sembrano dei token e basta, e non mi significano assolutamente niente, sono solo una roba ideologica. Con Aloy questo non è così, e bene, continuate a fare così. Io sono assolutamente d'accordo e i giocatori apprezzeranno quando una cosa è veramente genuina.
Ora passiamo alle news a ruota, ragazzi. Pronti? God of War Ragnarok rischia un rinvio? L'opinione di Jason Schreier, anche se veramente stringata, vedete che è poca roba, ma è comunque significativa. Non è un mistero che ci sia particolare attesa dietro l'uscita di God of War Ragnarok, seguito diretto dell'iterazione del 2018 opera di Sony Santa Monica, che ha avuto un successo clamoroso tanto su console quanto su PC. E se già la sua uscita nel 2021 è stata posticipata l'anno corrente anche per via di problemi di salute in cui è in corso Christopher Judge, nella fanbase si è instillato un dubbio anche su questa data. Perché? Dallo State of Play di settembre non ci sono state altre comunicazioni sulla prossima storia con Kratos e Atreus. Dunque è anche lecito aspettarsi una dose di scetticismo da parte della community. Nonostante l'ultima parola aspetti a Sony, c'è una fonte molto affidabile che rassicura non ci saranno rinvii. Jason Schreier è intervenuto rapidamente in un commento in quel di Reddit. No? Eccolo qui. Jason Schreier verificato che un semplice nope del giornalista Bloomberg in risposta alla domanda di un utente che temeva un'uscita del 2023 basta dissipare ogni dubbio. La fondatezza delle fonti di Schreier si rivela praticamente sempre comprovata, dunque possiamo stare quasi sicuri che Kratos tornerà proprio quest'anno. Ok? Questo è il vero Jason Schreier, perlomeno così pare. Pochissima roba quindi, ragazzi, su cui muoversi, però onestamente giornalisti di questo calibro non parlano se non hanno delle fonti certe, d'accordo? E poi onestamente a sto giro secondo me non serviva neanche Jason Schreier. Che cosa intendo dire? È che God of War Ragnarok è stato già rimandato una volta, perché doveva uscire originariamente nel 2022. Vi ricordate, ragazzi? La comunicazione originale di Sony era per il 2021. La comunicazione originale di Sony era questa. Ma, ovviamente, no? È stato uno dei primi giochi a essere rimandato e molto presto ci si è resi conto che non poteva accadere questa cosa qui, no? E mentre Horizon Forbidden West fino a quasi l'ultimo si pensava che uscisse nel 2021, per God of War Ragnarok la cosa è avvenuta abbastanza presto e hanno confermato il 2022 davvero prima di tanti altri. Quindi io credo che sia confermato anche solo per questo l'uscita di God of War Ragnarok per il 2022. E non credo ci sia molto da discutere, perché cioè, dovrebbe esserci veramente un problema grosso per rimandare di nuovo l'uscita di un gioco così importante che richiede una grande pianificazione. Capite che cosa intendo? Quindi, al di là dell'ulteriore conferma, se vogliamo, di Jason Schreier, anche se piccolina, è comunque significativa, ma io credo che a sto giro... cioè, la pensavo anch'io, questa cosa qui, e non penso che verrà rinviato ulteriormente God of War Ragnarok. Poi, gente, Microsoft Activision Blizzard, ecco il retroscena dell'acquisizione da Record. Ci sono ulteriori cose. L'acquisizione Activision Blizzard del 18 gennaio ha scosso nelle fondamenta l'industria del videogioco, data la cifra record di 68,7 miliardi di dollari. Division Blizzard non è nuova ai riflettori, sia perché ha pubblicato numerose produzioni famose, sia guadagnandosi l'attenzione del mondo dopo una serie di casi riguardanti la cultura di costanti molestie sessuali, diritti lavoratori reiteratamente ignorati, cioè l'abbiamo già visto, ok? Phil Spencer ha detto essere profondamente turbata dagli eventi, Microsoft sta valutando tutti gli aspetti della sua relazione con Activision Blizzard e sta attuando misure di assestamento proattive. Però sembra che abbia proposto rapidamente l'accordo ad Activision, perché Microsoft non era la sola interessata all'acquisizione. In parte l'abbiamo già visto, ma c'è qualche altra informazione. La conversazione tra Spencer e Bobby Kotick è cominciata il 19 novembre, appena tre giorni dopo il report del Wall Street Journal, riguardo il CEO di Activision Blizzard e circa 24 ore dopo che Spencer si era definito turbato dai fatti scoperti. Nel corso di una conversazione su un altro argomento da Mr. Spencer e Mr. Kotick, Mr. Spencer ha esposto l'interesse di Microsoft nel discutere opportunità strategiche tra Activision Blizzard e Microsoft e ha chiesto se sarebbe stato possibile effettuare una chiamata con Mr. Nadella il giorno seguente, si legge nel documento. Il giorno dopo, infatti, si è tenuta questa conversazione con Satya Nadella, che è stato più esplicito, parlando di combinazione strategica con la compagnia. Dopo questa chiamata ci sono stati i due mesi di comunicazioni tra Microsoft e Activision Blizzard, risultanti nell'acquisizione annunciata il 18 gennaio. Activision, però, era in contatto con altre quattro compagnie e un singolo, riguardo lo stesso accordo, purtroppo nominate semplicemente compagnia A, C, D, E e un individuo B. Dunque non c'è modo di sapere chi altri stava per giungere all'accordo potenzialmente prima di Microsoft. Sappiamo però che nessuna di queste trattative è andata in porto per varie ragioni. Ad esempio la compagnia E ha riportato che non poteva permettersi un'acquisizione intera
e Microsoft ha perseguito aggressivamente l'accordo, portandolo a termine anche prima che altre compagnie entrassero in fase di trattativa. Questa è una cosa interessante, ragazzi, cioè Microsoft ha praticamente bruciato tutti, non tanto sul tempo ma anche con i soldi, nel senso che ha trattato, ma questo già si è saputo, ragazzi, quindi in realtà stanno collimando le cose che sapevamo. Microsoft ha pagato Activision Blizzard più del suo valore nominale in azioni, ok? Il che vuol dire che c'è stata una trattativa, il che vuol dire che c'è stato un rilancio sul prezzo, il che vuol dire che c'erano altre proposte precedenti derivanti da cosa non lo sapevamo, ma a quanto pare sono altre compagnie che stavano facendo le loro offerte, più Microsoft che a un certo punto ha deciso di bruciare tutti quanti e di tirare giù la cifra più alta di tutte, che effettivamente c'è un'altra di queste compagnie che non si poteva permettere. Ma questa è una cosa che era abbastanza nota, d'accordo? Cioè che Microsoft è una delle poche ditte che si può permettere una roba del genere. Molti dicono no, è l'unica. In realtà ce ne sarebbero anche altre con un certo numero di sforzi, ecco, diciamo così, ma io credo che sì, sia una delle poche. E credo che sia una delle poche che si può permettere una cosa del genere anche in fase di trattativa, dato il suo background. Tutto qui, ragazzi, non c'è molto da dire perché è effettivamente solo un retroscena, come l'articolo dice, però l'ho trovato interessante perché mostra come anche nel mondo dei videogiochi ora ormai girino queste cifre e diciamo che il mondo dei videogiochi è diverso dall'annuncio dell'acquisizione di Activision Blizzard, perché ora sappiamo che queste cifre possono volare nell'aria, ok? E ultimissima cosa per oggi, ragazzi, avevo detto che non c'era moltissima roba. Final Fantasy XIV nuovamente disponibile la free trial. L'account Twitter ufficiale di Final Fantasy XIV ha di recente annunciato la prossima ripresa della free trial prevista per il 22 febbraio, il che vuol dire che nel momento in cui vedete il video è effettivamente domani, ragazzi. Domani sarà disponibile di nuovo. Ricordiamo che questa funzionalità permette di provare gratuitamente il gioco per 30 giorni con alcune restrizioni, le più significative riguardano il livello massimo raggiungibile bloccato al 60. Però adesso questo l'articolo riporta questo, ma se non sbaglio il free trial originale era senza limiti, cioè che potevi giocare fino al livello 60 senza il limite dei 30 giorni, quindi non so se è un errore dell'articolo oppure la nuova free trial è pensata in maniera diversa, però comunque l'importante è che volevo dirvi che la free trial non c'era più, adesso c'è. Il limite personaggi che possiamo creare e l'uso di alcune funzioni social. Per il resto rappresenta sicuramente un ottimo modo di provare l'MMORPG di Square Enix. La free trial era stata disattivata in seguito al lancio di Endwalker. L'ingente afflusso di giocatori aveva infatti causato non pochi problemi di accesso al server di gioco, spingendo Square Enix a porre un temporaneo freno alla creazione di nuovi account. Avevo smesso anche di vendere la copia del gioco, se ben vi ricordate, quindi una cosa piuttosto grossa. E beh, era soltanto una cosa che volevo dirvi. Sapete che quando ci sono delle notizie su Final Fantasy XIV io le copro molto volentieri, perché io amo il gioco, credo sia un gioco veramente sviluppato con estrema cura e amore da parte del team di sviluppo, perciò mi piace sempre fare un pochettino la mia parte per portarvi a conoscenza di questo titolo se già non lo conoscevate. E sì, purtroppo vi dico sempre provatelo, vedete se vi piace, se siete amanti degli MMORPG, e a sto giro però la free trial non c'era, negli ultimi mesi non c'è stata, perciò insomma sappiate che da domani c'è, bisogna vedere con che termini, però insomma se volete provare il gioco io credo che anche 30 giorni sia sufficiente, in caso dovesse essere veramente così, d'accordo? Bene, è tutto per le news di oggi, sì, un po' più brevi del solito, ma di fatto è così, a volte capita che ci siano meno notizie. Vi ricordo come sempre che sono disponibili anche in un podcast, come vi ho detto all'inizio, grazie mille per aver visto questo episodio, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale come i link affiliati a Instant Gaming, Amazon o il link a Patreon se volete supportare il mio lavoro e il format delle news e infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che come sempre escono ogni giorno alle 8 su YouTube e sul podcast. A domani ragazzi!